Buon pomeriggio, buon pomeriggio amiche e amici 18 e 28 di un martedì sicuramente non noioso. Mi sono assentato per qualche minuto al Senato per tornare urgentemente qua in ufficio al Ministero dell'Interno perché ovviamente non mancano le emergenze che quotidianamente, silenziosamente, umilmente, coraggiosamente affrontiamo. La novità degli ultimi minuti è che... Probabilmente la procura di Agrigento vuole sequestrare la ONG Open Arms con il risultato conseguente di imporre lo sbarco degli immigrati eh, rimasti a bordo. Mentre pensate un po', dalla Spagna è partita una nave militare direzione Italia per venire a prendere questi immigrati. Ricordo a chi non avesse seguito la vicenda: nessun allarme igienico-sanitario a bordo, finti malati finti minorenni, però qualcuno evidentemente magari si sta già portando avanti nel nome del governo dell'inciucio che vuole riaprire i porti. Ebbene, finché campo non è mio diritto, ma è mio dovere difendere i confini, l'onore, la dignità, la sovranità del mio Paese. E quindi sono corso dal Senato al Ministero. Per gli ultimi aggiornamenti. Molto probabilmente non svelo un mistero, mi arriverà un'altra denuncia. Perché la procura di Agrigento, che è quella che già in passato eh, iniziò l'inchiesta ai miei danni per sequestro di persona fino a 15 anni di carcere. Ebbene, ha aperto un fascicolo per il momento contro i ignoti. Però vi lascio immaginare chi possano essere gli ignoti o come il sospetto per abuso d'ufficio, perché probabilmente, secondo qualcuno, avrei dovuto far sbarcare da tempo gli immigrati a bordo di questa nave spagnola, di ONG spagnola, che ha raccolto immigrati in acque libiche ed è stazionata per giorni in acque maltesi. Quindi nave spagnola, ONG spagnola, che va in acque libiche, si ferma in acque maltesi e dove deve sbarcare i suoi immigrati? In Italia. Adesso il ministro dell'interno francese ha detto fateli sbarcare in Italia, eh, dall'Unione Europea arrivano appelli fateli sbarcare in Italia. Il presidente del Consiglio Conte, ahimè, anche lui negli ultimi giorni ha scritto e riscritto e riscritto Obiettivo Italia. Alcuni colleghi ministri che fino a settimana scorsa firmavano con me i divieti nell'ingresso delle acque territoriali evidentemente hanno cambiato improvvisamente posizione non hanno più firmato con me il divieto d'ingresso nelle acque territoriali eh, sostanzialmente dicendo sbarcate in italia e eh no se qualcuno sta preparando un futuro inciucio un futuro governo a cui evidentemente qualcuno stava lavorando da mesi eh, che si sposta a sinistra che vuole riaprire i porti magari che vuole rimettere lo ius sul, sul tavellino quantomeno abbiamo smascherato questa manovra che forse partiva da lontano e adesso gli italiani sanno. Quindi eh, in democrazia, per carità, nessuno dovrebbe aver paura del voto, delle elezioni, mentre chi ha seguito il dibattito in Senato quest'oggi ha sentito eh, una cosa surreale in cui gli uomini del Partito Democratico, Renzi soprattutto, che teoricamente è all'opposizione, eh, negare le elezioni, quindi se qualcuno sta preparando il grande inciucio noi non abbiamo paura, abbiamo la coscienza pulita, con onore, con coraggio, la dignità vale più di mille poltrone, ma se pensa che io tolga il disturbo riaprendo i porti col mio permesso, no. E se qualcun altro pensa di spaventarmi con l'ennesima denuncia, l'ennesima richiesta di processo, ha trovato la persona sbagliata. Quindi questo è, vi riassumo: eh, le ultime telefonate le ho, fatto, le ho fatte da questo ufficio pochi minuti fa e conto di darvi una risposta entro sera perché sarebbe una beffa. Sarebbe il massimo. Mentre abbiamo convinto la Spagna ad aprire i porti e a mandare una sua nave militare direzione Italia per prendere a bordo questi immigrati, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare. Il ministro dell'Interno che eh, testardamente non mi faccio carico di coraggio o altro. Testardamente continua a difendere i confini, la sicurezza e la dignità del mio Paese. Quindi questo sono e questo sarò. Quindi, se qualcuno ha cambiato idea nel nome di un governo di futura sinistra, per carità, oggi ho scoperto che il Presidente del Consiglio non mi sopportava da mesi per me. Eh, mi è anche dispiaciuto, eh? perché io in queste settimane, riconoscetemelo, non ho risposto agli insulti eh, personali, quotidiani, che arrivavano dai Grillo, dai Toninelli, dai Di Battista, dalla 30, ecco la 30. Ma mi pare normale che la Spagna mandi una nave militare in Italia per prendere questi immigrati quando non sarebbe stato forse più normale che l'Italia caricasse questi immigrati su una nave militare? per trasferirli in Spagna, che è la nazione che ha dato la bandiera a questa nave, però non faccio il ministro della difesa. Ecco, mi piacerebbe che gli italiani potessero votare subito per fare una manovra economica importante, coraggiosa, libera, da paese sovrano, che taglia pesantemente le tasse a tanti imprenditori, a tanti lavoratori, a tanti pensionati, a tanti cittadini italiani, senza aspettare il timbrino dell'Europa o della signora Merkel, certo, per fare una manovra coraggiosa, importante, un taglio delle tasse che non si vede in questo paese da 40 anni, occorre essere liberi. È chiaro che quando bevi il caffè con la signora Merkel e alla signora Merkel chiedi suggerimenti su come contrastare Salvini e la Lega, eh ragazzi. Ma pensate che oggi c'è stato incredibilmente un senatore dei 5 Stelle e ripeto io non mi metto a quel livello ne parlo e continuo a tener fede ai miei valori, ai miei ideali, questo senatore Morra, Presidente della Commissione Antimafia, che ha detto che eh, il, rosario, il rosario in Calabria è un messaggio all'andrangheta. E quindi io rifacendomi nella mia vita, ma non da uomo di fede, da, da cittadino, da libero cittadino, da libero pensatore. Italiano, eh, affidando non me stesso e le fortune mie della Lega, ma affidando il futuro, il destino, la salute del popolo italiano a Maria, per chi ci crede, al buon Dio, e eh no. Secondo il senatore presidente della Commissione Antimafia, eh, Morra, ho mandato un messaggio all'andrangheta. Cioè, ma vi rendete conto? Ve la leggo testuale. A parte il fatto che l'offesa a tutti i calabresi, a tutti i cattolici, a tutti gli italiani, ve lo leggo testuale, ora in terra di Calabria ostentare il rosario, votarsi alla Madonna, dove c'è il santuario cui l'andrangheta ha deciso di consegnarsi, significa mandare messaggi che uomini di Stato, soprattutto ministri degli interni, devono ben guardarsi dal mandare. Quindi in Calabria... Stando a questo senatore Grillino, non si può pregare, eh, tirare fuori il rosario o affidarsi alla Madonna. Ma vabbè, alla faccia della libertà, della democrazia, ripeto. Oggi però ho scoperto che il Presidente del Consiglio non mi sopportava da, da una vita perché ha denunciato che sono pericoloso, autoritario, preoccupante, irresponsabile, opportunista, inefficace e incosciente. Mi viene come il dubbio che qualcuno stesse lavorando a un inciuccio con Renzi da qualche mese. E il dubbio mi era venuto quando in Europa PD e 5 Stelle hanno votato la stessa presidente Ursula, suggerita se non imposta dal duo Macron-Merkel. E non vorrei che questo accordo passasse anche dalla riapertura dei porti. Via, fuori Salvini dentro Renzi, boschi e boldrini, riapriamo i porti, cancelliamo tutto, l'Italia è un enorme campo profughi a disposizione dell'Europa. No, no, per questo sono contento di aver smascherato questo imbroglio, per questo confido che il Presidente della Repubblica Mattarella, ovviamente dall'alto della sua responsabilità e obiettività, valuti il momento. In Parlamento e fuori dal Parlamento, perché un conto sono i giochini parlamentari, altro paio di maniche è quello di cui ha bisogno l'Italia. L'Italia non ha bisogno di governetti tesi a salvare la poltrona. Diciamocelo, senza ipocrisie. In Senato e alla Camera c'è un gruppo di parlamentari che più che al bene del Paese. È interessato a salvare la sua poltrona. Altrimenti, se tutti hanno la coscienza pulita, vogliono il bene il paese, vogliono bloccare l'aumento dell'IVA, vogliono tagliare le tasse, vogliono aiutare i lavoratori, ebbene, si va al voto e chiediamo agli italiani a chi affidare questo compito. Cosa c'è di più bello, di più trasparente, di più democratico? Lo, diceva, eh, lo, lo dicevano tanti, non sto qua a fare le citazioni dotte, però in tanti. Una citazione però la faccio da Cicerone e, e questa la dedico a coloro che ritengono che gli italiani debbano essere in libertà vigilata. No, gli italiani sono un popolo libero, con una grande storia, cultura, tradizione fondata sulle autonomie, sui comuni, sulle differenze, sulle bellezze, sull'arte, sulla cultura, sul lavoro, sull'impresa, sull'artigianato, sul sacrificio. La libertà, diceva Cicerone, non consiste nell'avere un padrone giusto ma nel non avere nessun padrone. Questo è. Questo è. Se qualcuno ha preparato da mesi a questa parte sulla pelle degli italiani l'accordo imposto dall'Europa per un governo spostato a sinistra, basta dirlo. E poi sono gli italiani che devono decidere. Detto questo, torno in collegamento. Allora, vediamo. La Procura di Agrigento, vi leggo in diretta quello che sta arrivando: sta per emettere un provvedimento di sequestro della nave Open Arms con ordine di sbarco delle persone. Ordine di sbarco delle persone. E quindi c'è una Procura che supera l'indicazione che arriva non tanto dal Ministero, ma dal popolo e dalla legge. L'ipotesi di reato a carico di ignoti, eh, l'ignoto immagino si chiami Matteo Salvini, sarebbe abuso d'ufficio rilevato in relazione al mancato mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie a bordo, come sono io che dovrei essere a bordo di una nave spagnola che è eh, autorizzata a raccogliere 17 persone a bordo e ne ha raccolte 150. Quindi, se sei autorizzato ad ospitare in casa tua 17 persone, ma ne fai entrare 150, amico mio, la responsabilità è tua che usi queste 150 persone per fare battaglia politica. Saresti andato e tornato dalla Spagna in queste tre settimane quattro volte a Ibiza, a Formentera, a Minorca, a Maiorca, alle Canarie. No, anche nel momento in cui il governo spagnolo ha detto venite in Spagna, questi signori hanno detto. Non ci spostiamo, vogliamo scendere in Italia. È chiaramente una provocazione, è chiaramente un attentato alla sovranità nazionale che il ministro Salvini ha il torto, evidentemente stando a quello che ha detto il presidente del Consiglio oggi, di bloccare con ogni sua energia, anche esponendosi a rischio personale. Anche esponendosi a rischio personale. Sì. Perché quando uno ci mette la faccia e poi si espone, lo faccio volentieri. Adesso sono diventato il nemico pubblico non solo di Travaglio, di Saviano, di Renzi, della Boldrini, ma anche di qualche ex collega che era con me al governo, anzi che è tuttora con me al governo, per cui sono pericoloso, autoritario, preoccupante, irresponsabile, opportunista, ragazzi. Io voglio andare in giro a testa alta, io voglio guardare negli occhi i miei figli a testa alta, io voglio guardare gli italiani e le italiane a testa alta. La dignità, la libertà, l'onore valgono più di stare in un ministero, in un ufficio. Se ci voglio stare ci sto col mandato popolare degli italiani per lavorare fino in fondo, per tagliare le tasse, per riformare la giustizia, per riformare la scuola, non per litigare ogni giorno con gli alleati di governo, monta, smonta, monta, smonta, e no alla TAF, e no all'autonomia, e no al processo e alla responsabilità eh, dei magistrati, e no al petrolio, e no al metano, e no al gasolio, e no alle Olimpiadi, e no al porto, e no all'aeroporto, e no alla pedemontana. Eh, il taglio delle tasse un pochino, ma senza esagerare. Ragazzi, eh, io rispondo a voi al Parlamento democratico, alla Costituzione su cui ho girato, alle istituzioni repubblicane di questo Paese, ma al popolo, al popolo perché fondamentalmente la democrazia eh, appartiene a voi, la sovranità appartiene al popolo, scriveva Cicerone, ben più importante di un Matteo Salvini qualunque, il cui bene è la legge suprema, quindi sovranità che appartiene al popolo non a Chizio o a Caio, al popolo italiano. Io mai mi sono permesso di andare a chiedere consigli a ministri tedeschi o francesi su cosa fare o non fare in Italia. Questa è la differenza. Una bella giornata in cui l'Italia si è resa conto di chi è libero di scegliere, di combattere, se serve di farsi processare, se serve di andare in galera e chi invece sta trescando per riportare nelle case degli italiani Prodi, Renzi, Boschi, Lotti, Letta, quelli che gli italiani hanno bocciato. Il potere appartiene a voi, eh? non dimenticatelo mai. Quindi se voi ci siete avete in me un alleato che è disposto a dare la vita per i suoi figli e per i figli di questo splendido paese che non può essere servo di nessuno. Torno a cercare di impedire l'ennesimo sbarco, torno in Senato ad ascoltare le conclusioni di questo dibattito, anche del Presidente del Consiglio, con rispetto. Agli insulti non rispondo con gli insulti, agli insulti rispondo con l'idea di Italia che mi viene dalla testa, dal cuore e dai suggerimenti di tanti di voi. E per quello che mi riguarda, da domani, col ministero o senza ministero, continuo a essere al servizio del mio paese. Questo dovrebbe essere la politica, al servizio degli italiani senza avere paura del voto e del giudizio del popolo italiano. Chi preferisce rimanere chiuso nel palazzo, chiuso nel sistema e magari stanotte si attacca al telefono per trovare senatori disponibili a creare nuove maggioranze, nuovi governi per distribuire poltroncine e poltroncione, ecco, questo non fa parte della mia cultura. Chiudo con una parola che più spesso bisognerebbe usare nella politica ma nella vita in generale. Grazie, grazie, grazie. Vi ringrazio, io conto su di voi. Voi, finché il buon Dio, se si può dire se nessuno si offende, finché Maria Vergine, senza che venga interpretato come un messaggio mafioso, ci assiste, ci accompagna e ci illumina, la battaglia si porta avanti fino in fondo. Viva l'Italia! Viva la libertà, viva la democrazia!